Dopo alcuni anticipi tra lunedì e martedì, oggi, mercoledì 13 settembre, è suonata la campanella in Sicilia per tutte le scuole di ogni ordine e grado. Siamo stati davvero felici nell'accogliere giorno 11 le classi prime accompagnate dai loro genitori, come un po' consuetudine di questo istituto, proprio per testimoniare quella attesa e quel bisogno di accogliere tutti con il sorriso, cercando di evidenziare gli aspetti importanti di una collaborazione proficua, vera, praticata con le famiglie, che hanno sottoscritto proprio con noi nella stessa mattinata il patto di corresponsabilità, che vincola tutti ad un impegno congiunto, proprio per far sì che ai ragazzi, anche loro responsabili per loro parte, arrivi questo segnale di unione. I ragazzi poi sono stati invitati a fare un tour all'interno dei laboratori e delle aule scolastiche, e a loro è stato fatto conoscere immediatamente il consiglio di classe. Quindi i docenti, che loro conoscevano soltanto per nome, si sono così materializzati e hanno presentato per sintesi le attività che si svolgeranno, in particolare le attività di accoglienza che sono inserite in un progetto opt-off che simbolicamente porta il nome benessere, proprio per evidenziare questa scelta dell'istituto di far stare bene i ragazzi. C'è un'impennata nei contagi del Covid, preside. Come state organizzando per far fronte a questo rischio? Allora, sicuramente qualsiasi indicazione arrivi dai livelli superiori sarà oggetto di attenzione e diventerà pratica operativa. Siamo convinti però di dover capitalizzare e valorizzare tutte quelle misure comportamentali che ci auguriamo siano diventati proprio atteggiamenti concreti, che già in precedenza hanno costituito oggetto di attenzione e sono diventati dei comportamenti abituali che erano finalizzati proprio ad evitare la contrazione del virus. Per cui sia per mia parte e attraverso quindi dipartimenti disciplinari e consigli di classe, sia per la parte del direttore dei servizi generali, sarà organizzato il servizio di tutto il personale, saranno date informazioni alle famiglie e agli alunni per contenere al massimo la ulteriore diffusione del virus. Il problema dell'aumento del costo dei testi scolastici è un problema che è stato avvertito anche nella nostra scuola? Beh, sicuramente nella fase di adozione dei libri di testo, quindi nel mese di maggio scorso, il collegio dei docenti, tutti i docenti hanno cercato di porre particolare attenzione all'aspetto della spesa che ciascuna famiglia deve affrontare per l'acquisto della dotazione libraria prevista per la classe, per cui a monte si è fatto un ragionamento e si è valutato il tetto massimo che non è stato sforato. Questa decisione certamente cautela le famiglie e ciascun alunno. Abbiamo notato che alcuni libri avevano subito un lieve rialzo in termini di costo. Al momento non abbiamo delle particolari lamentele degli alunni, che comunque sono stati invitati a fare richiesta di accesso al progetto Libri in comodato d'uso. Una pluralità di attività, a cominciare da una serie di moduli di recupero che possano consentire ai nostri ragazzi di riconquistare quelle competenze e quei prerequisiti necessari per l'approfondimento previsto per il corrente anno scolastico, una serie di attività progettate alla scoperta del territorio e visite guidate nella Valle dei Templi e di preparazione a un importante convegno pirandelliano che vedrà protagonisti alcuni studenti, in particolare delle classi quinte, quindi una ripresa che possa consentire ai ragazzi di diventare competenti anche in termini di competenze sociali e personali.